IRDM. L'onore e il prestigio questa sera di avere di passaggio, perché poi è passato, non è che è venuto direttamente qui, è di passaggio, e noi vorremmo che a presentarlo, come hanno fatto gli attori importanti della televisione, dello spettacolo, lo ha fatto in tanti anni, poi probabilmente lo conoscerete quando arriverà, no? Allora noi ringraziamo innanzitutto tutto lo staff del Babilonia che ci ha ospitato questa sera, poi ringraziamo il service, che bisogna farlo, e voglio ringraziare tutti gli amici che sono collegati in rete in questo momento sulla pagina del Residence della Musica. Allora, siccome vogliamo dare la parola a tutti i grandi noti presentatori per introdurre il nostro personaggio di oggi, il cabaret è una cosa spettacolare, io direi di ascoltarlo perché è magico. Vogliamo introdurlo, allora lo facciamo subito. Allora prego, adesso diamo il benvenuto al nostro ospite. È un attore, è un cabarettista, anche ma forse soprattutto un imitatore. Alla vita in diretta, Gabriele Marconi. Marconi, è bravo questo Marconi, complimenti, vieni Gabriele. Buona anche questa battuta, Siete un volto molto conosciuto. Gabriele Marconi, si vuole avvicinare, grazie. Sta sicuramente là dietro, abbi pazienza. Marconi, vieni, fatti vedere. Gabriele Marconi! Un'altra volta, perché non so se avete capito, sono Gabriele Marconi, e non so se mi conoscete, ma sicuramente conoscerete il mio bisnonno Guglielmo Marconi, quello che ha inventato la radio, ma il mio bisnonno da parte di mamma, anche se non lo conosce nessuno, è stato un inventore ancora più geniale. A 90 anni ha scoperto il siero della giovinezza ed è tornato all'età di 3 anni. Non vi dico come è morto, è caduto dal triciclo. Sono contento di sentire qualcuno bello caloroso come voi in modo spontaneo, perché sapete, non sono proprio di qua, non so se si capisce dall'accento, vengo da una cittadina nel Lazio che sta tra Viterbo e Frosinone, Roma si chiama, non so se la conoscete. Piuttosto, vi piace questa giacca? Vi piace? La vedete voi qua la giacca, questa giacca qua? A volte vado in vestito informale, altre volte informato. A proposito, ho saputo che Iva Zanicchi ha scritto un libro, gli hanno chiesto di che si tratta, di che parla, lei ha detto non lo so, lo devo ancora leggere. Anche Di Pietro ha scritto un libro, lo devono ancora tradurre in italiano. E invece Niki Vendola ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo L'uomo che sussurrava ai taralli. Ma perché state guardando questa giacca? Vi piace? Volete leggere? Rimango fermo? Oh, eventualmente, se volete, c'è pure l'inserto. No, vi spiego il motivo per cui vado in giro vestito così. È che, non so se capita per voi, io vado spesso in autobus. E quando stai sull'autobus col giornale, che, non so, lo stai leggendo, no? Lo stai sfogliando, ti accorgi che dietro c'è sempre qualcuno che ti smette a leggere il giornale tuo.
E a me sta cosa mi dà fastidio, perché non sono padrone mai di cambiare pagina quando mi pare, no? Per cui vado in giro con questa giacca. Loro se leggono sto giornale qua, io metto all'oggi il giornale mio, tutte le notizie tipo finalmente trovato l'accordo tra l'Italia e Poste Italiane, gli aerei voleranno più spediti, il Papa fa avere tessere telefoniche ai più poveri, se non mangiano almeno si mantengono in linea, l'arma dei carabinieri sta per scomparire, il 40% delle barzellette dovrà essere ridistribuito. Poi qual è? Ah, Suor Cristina, la religiosa che ha vinto The Voice, rinuncia alla musica, da stasera canterà a cappella. Buonasera, buonasera da Bruno Vespa che vi parla, tra poco a Porta parleremo della strage di Zanzare a Mosca. Ne parleremo anche se si tratta della concorrenza, la mia, essendo Vespa. Ma prima una notizia purtroppo drammatica riguarda il giornalista Giuliano Ferrara, che è stato... secco. Buonasera a tutti, che bel pubblico stasera, mi fa piacere, buon fregno, buon segno. Ma scusate se ogni tanto mi sbaglio a parlare, però poi mi correggio. Vedo tante belle ragazze, veramente potrebbero fare un concorso di bellezza. Io ve lo dico da grande esperto, a me mi chiamano a fare i concorsi di bellezza. Che mi fanno fare? Il giurato. Grazie, questa sera abbiamo un ospite speciale, un ospite con le palle, mia moglie. Cioè, è normale che abbiamo giocato una bella partita? Credo, cioè, penso, anzi, ritieno che possiamo fare pure di meglio. E se continuiamo, no, se continui, no, se continua, se si continua a giocare senza remore, per me è più facile vincere lo scudetto che capire quello che ho detto. Fratelli e sorelle, buonasera. Ecco qua. Che? Troppo alto? E che problema c'è? E voglio ringraziare tutti quelli che mi vogliono bene, no? Che hanno capito che io sono un uomo normalissimo, come tutti gli altri. Magno come tutti gli altri. Piagno come tutti gli altri. Guadagno 15 miliardi l'anno come tutti gli altri. Sono fatto come tutti gli altri, Sono fatto. Ragazzi, ma ci siamo dimenticati. Il Papa emerito Ratzinger, nel senso che è emerito di Ratzinger, se adesso abbiamo Papa Francesco. Però anche Papa Ratzinger nel suo pontificato ha dimostrato di essere un grande pastore tedesco. Oggi a fede è giovani, ma mi rivolgo soprattutto ai più giovani. Non pensate troppo al sesso, che rappresenta il male, e per abbattere il male
bisogna innalzare il pene. Perfetto, facciamo un applauso a tutti e tre. Grazie. Allora, ricordiamo i loro nomi. Ricordiamo, allora, Gigi. Enrico. Roberto. Gigi, Enrico, Roberto. Il miracolo consiste in questo. Loro tre stanno per cambiare nome. Non solo, stanno per cambiare voce. Non solo, stanno per cambiare zona di vacanze dopo la figura che faranno. Qua dentro, dove sono due, ecco, qua dentro, casualmente ci sono proprio tre cartoline. Pensate un po'. Guardate, eccolo qua. Tre cartoline. Davanti c'è un perfetto sconosciuto, non ci fate caso. Ma dietro c'è la loro nuova identità. Allora, Gigi, scegli una carta. Hai scelto questa. Enrico, scegli una carta. Sicuro? Scegli una carta. Però, no, ci devi pensare bene, scusa. Ci devi pensare bene. Pensaci bene. Questa, sicuro, non è che tale. Ok. Allora. Sei diventato? Benigni. Roberto Benigni, facciamo un applauso! Adriano Celentano! E Roberto? Beppe Grillo! Grazie non solo per questo applauso, ma grazie anche per l'attenzione, per il silenzio con cui avete seguito questa poesia. Mi ha reso ancora più felice di tutte le risate che ci sono state prima. Grazie ancora. Avete trasformato questo bellissimo ristorante in un altrettanto bellissimo teatro. Quindi vi ringrazio veramente per questo. Io ringrazio naturalmente i proprietari che hanno deciso di rischiare questa serata a sorpresa. Non lo sapevo forse neanche io, vorrei chiaramente ringraziare in modo particolare insomma Giancarlo Martano con questa radio IRTM, lo dico io. Sì, RDM, che sta il per Residence della Musica. Il Residence della Musica, ed è una radio web radio, certo. Si sente quindi in tutto il mondo, certo. E voi non lo sapete, stasera ci siamo forse stati. Se non lo sapete, avete partecipato anche in tutto il mondo col vostro posso dirlo? Sì, hanno visitato la nostra pagina, siamo ancora collegati online, 146 persone. Ehi là, hanno visto lo spettacolo pure loro, l'hanno sentito quantomeno e hanno partecipato assieme. Da stamattina 722. Bene, io vi ringrazio veramente di nuovo, ringrazio tutti. No, non si è dimenticato di ringraziare forse colui che più di ogni altro mi ha sostenuto questa sera, e cioè questo bellissimo pavimento. No, e poi vi do appuntamento se vi capita di vedere in autunno un film per la TV su Rai 1, La vita di Oriana Fallaci, dove mi vedrete in un'altra veste, un po' più da attore serio. Quindi se vi capita io sarò lì. E per quanto riguarda le altre occasioni, magari per ridere ancora assieme, mi auguro di rincontrarvi da qualche altra parte o anche qui, perché no, al più presto. Bravo. Buonanotte a tutti. Facciamo l'annuncio. Facciamo l'annuncio prima di chiudere. Andiamo alla musica. La mandiamo? Mandiamo. Bis. Grazie. Questa sera al Babilonia, Gabriele Marconi.